città greca che si rispetti, iniziamo il nostro simposio, in questo caso politico, insieme all'amico Giuseppe Giganti. Giuseppe, grazie per essere qui con noi. Cominciamo a parlare di quelli che sono le prossime amministrative che interessano il nostro comune. A sostegno, per non dire promotore, della candidatura a sindaco di Aziz, il dottore Giuseppe Giganti sarà assessore designato e vice sindaco. Allora, Giuseppe, prima di andare a capire quali sono i punti più importanti del vostro programma elettorale, parliamo di come è nata la proposta di questa candidatura. Allora, è nata molto semplicemente da un colloquio, da un incontro con Aziz, che parlavamo di politica del più e del meno. Io, proveniente da varie esperienze politiche, non mai amministrative, ma sempre in prima linea sulla strada, avevo deciso categoricamente di non fare più nulla. Io, come qualcuno ricorda ancora, ero il promotore del movimento Italiano in Movimento, che fu il primo movimento in Italia che si batté contro il pignoramento della prima casa, ottenendo degli ottimi risultati. Siamo arrivati fino al Parlamento italiano con le nostre proposte e quella legge passò, voglio dire, anche grazie a noi, al nostro intervento, alle nostre manifestazioni. Quindi la prima casa non si pignorò più a nessuno per debiti con lo Stato. Ci siamo presentati successivamente alle elezioni amministrative sperando di ottenere un ottimo risultato e di dare quantomeno il nostro contributo alla cittadinanza. Invece Siracusa non ha risposto. Da quel momento ti posso dire che mi sono un po' demoralizzato, mi sono un po' ritirato nelle mie idee e dico basta, non voglio più far nulla, perché alla fine tu, con tutti i propositi, con tutta la buona volontà che ci sono, ma alla fine non otteniamo nessun risultato, perché, lo dico sinceramente, non siamo mai stati collegati a nessun politico, non siamo stati mai collegati a nessuna lobby che gestisce anche i voti a Siracusa. Quindi era inutile presentarci e non ottenere mai un risultato. Però quell'incontro fu... Quell'incontro, ti posso dire, è stato... Galeotto. Sì, fu fulminato dal sorriso di Aziz. Quel sorriso che è sincero, quel sorriso pulito, quel sorriso puro, dove lui mi disse un giorno che lui si voleva mettere in campo per poter portare una ventata di, soprattutto, di onestà in questa città. Di onestà e soprattutto di impegno, perché voglio ricordare che Aziz è arrivato tanti anni fa in Italia, come tutti gli immigrati che purtroppo ancora oggi arrivano, e dal nulla si è creato, ha creato delle attività, si è sposato, ha fatto famiglia, ha dato lavoro a persone, continua a creare anche belle attività turistiche a Siracusa, quindi anche la sua intelligenza sopraffina imprenditoriale mi ha dato lo spunto per seguire quantomeno il suo progetto. Abbiamo parlato del più del meno, mi ha proposto delle belle idee che effettivamente ho reputato interessanti da proporre alla cittadinanza di Siracusa e, scherzando, ha detto: mi vorrei candidare a sindaco. La cosa mi è sembrata un po' strana perché, come tutti sanno, Aziz appartiene a quella sfera di sinistra, di molto radicale, e io ne vado anche orgoglioso di quella di destra, quindi la cosa sembrava un po' strana. Però per il bene della città, per il bene comune, unire le mie idee e le sue idee penso che potrebbero portare dei giovamenti a questa nostra Siracusa. Giuseppe, non ti sei mai risparmiato nei confronti della tua città, quindi oggi qual è l'impegno che assumi davanti ai siracusani? Allora, l'impegno è soprattutto la volontà di continuare a lavorare H24 per la nostra città. L'impegno sarà costante e senza che nessuno possa disturbare la nostra attività politica, il nostro governo politico. Noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere e li vogliamo portare a termine dal primo all'ultimo, perché Siracusa merita categoricamente di risorgere, perché abbiamo tante possibilità economiche, l'economia del turismo. I giovani devono essere volano per trasportare Siracusa non dal 106esimo posto, quindi l'ultimo in Italia, ma fra i primi posti in Italia come città turistica che realmente merita, che invece in questo momento è utopia. Un'utopia, infatti, perché è stata amministrata molto male, anche perché dobbiamo ricordare che da circa 3 anni Siracusa non ha avuto un consiglio comunale, quindi non c'è stata un'opposizione, non c'è stata nessun tipo di
politica costruttiva della nostra città. Una persona sola al comando ha deciso tutto quello che voleva fare. Purtroppo i risultati sono quelli che si vedono. Non vogliamo denigrare, insultare, fare dire. Quello che è stato fatto è fatto. Per questo noi ci vogliamo proporre come lista civica, come lista di persone che non hanno mai avuto nessun tipo di esperienza politica, perché tutti in questo momento si stanno presentando come liste civiche, invece sono tutti ex politici e politici riciclati, non eletti alle precedenti elezioni amministrative nazionali o regionali, che si vogliono sempre ricandidare non capendo che il popolo non li vuole più. Invece costantemente loro sono sempre lì a tentare di occupare una poltrona che ormai il popolo non gli vuole dare più. Giuseppe, quali sono i punti più importanti di questo programma elettorale? Allora, noi abbiamo redatto un programma elettorale molto semplice, di circa 20 punti, che porteremo a termine con molta semplicità. Non sono punti utopistici dove è difficile poterli attuare. Il primo punto è la riduzione e l'abolizione della Tari per i disoccupati o per tutti coloro che hanno un reddito ISEE sotto gli 8.000 euro. L'esenzione e il pagamento dell'acqua per i disoccupati e i nuclei familiari con ISEE sotto i 5.000. Questo è un punto importante. Noi reputiamo che l'acqua è il bene primario che il nostro Signore ci ha dato. È come l'aria, cioè pagare un bene necessario per vivere è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi un minimo di contributo lo chiederemo alle fasce più alte, ma tutti coloro che hanno un reddito basso devono essere esenti assolutamente. Poi vorremmo abolire le consulenze esterne. Noi abbiamo, il Comune di Siracusa ha migliaia di impiegati con grandi potenzialità anche lavorative che possono essere sfruttate come consulenze già pagate con il loro stipendio. Quindi è inutile nominare consulenti esterni e sobbarcarci di spese inutili che invece con questi soldi che potremmo risparmiare, potremmo asfaltare le strade, potremmo mettere l'illuminazione e soprattutto la pulizia, perché noi teniamo ad una città pulita. Siracusa deve essere uno splendore assoluto. A sostegno del tuo impegno politico abbiamo un contributo realizzato dal nostro Mauro Iliabela. Vediamo un po'. Sì, sono con Milena Zannelli, che è candidata insieme a Giuseppe Giganti con la lista I Vespri Siracusani. Allora, signora Milena, ci siamo per questo voto, vi state preparando bene, insomma, siete fiduciosi? Sì, sì, ci siamo, sono abbastanza fiduciosa perché crediamo, io credo in prima persona da Zizze, come anche tutti gli altri candidati, che ci siamo procinti a fare questa lista. Spero bene, sta andando bene, è un percorso abbastanza, una bella esperienza e ci crediamo tutti. Insomma, è una campagna elettorale che state conducendo, credo, anche porta a porta, no? Per cercare di convincere le persone a votarvi. Sì, io sono stata una delle ultime che sono uscita fuori a farmi conoscere, insomma, e quindi sto cercando di fare abbastanza propaganda fra le persone che mi conoscono, che hanno fiducia anche in me. Tanti mi stanno dicendo, poi io me lo auguro, insomma, di portarla avanti, però sta andando bene anche a porta, insomma, un po' in giro, così, tra conoscenti, amici, e vediamo un po'. Giuseppe, qual è la Siracusa che sogni e che vorresti? Soprattutto una Siracusa pulita, una Siracusa sicura, una Siracusa con tutte le strade asfaltate, perché è diventato un disagio per tutti i cittadini queste strade piene di buche. Purtroppo abbiamo una gruviera, una città che sembra uscita da una guerra e non riusciamo a trovare nessuna soluzione. Cioè è impossibile che nel 2023 una città come Siracusa ha queste strade a livello disastroso, che succedono incidenti, macchine rotte, sono spese aggravi per i cittadini che purtroppo hanno queste problematiche, quindi andiamo a sobbarcare ancora di più di spese la cittadinanza senza motivo. La prima cosa che dobbiamo fare è asfaltare tutta Siracusa, ogni singola strada della nostra città deve essere ripristinata perché deve avere una percorribilità sicura e adeguata alla nostra città. Guardiamo insieme il prossimo contributo. Sì, accanto a me Stefania c'è Andrea Giganti, figlio di Giuseppe, lui è uno degli assessori designati, come detto tu poco fa, nella eventuale giunta guidata da Aziz. Tu sei candidato insieme
a Milena Zannelli, insomma, vi state preparando bene per questa campagna elettorale? Sì, diciamo che alla base di tutto c'è il senso di affinità tra il gruppo di Aziz. Aziz è una persona che conosciamo da molto tempo e quindi siamo motivati da lui e siamo qui soprattutto per sostenerlo. Io e Milena appunto ci stiamo candidando perché conosciamo appunto Aziz in prima persona e anche l'affinità che c'è tra noi, essendo appunto la compagna di mio padre. E siamo fiduciosi, siamo gente che viviamo la quotidianità, le problematiche di Siracusa in prima persona, quindi siamo consapevoli di ciò che possiamo appunto migliorare in caso salissimo. Allora, un volto giovane eventualmente al Consiglio Comunale, tu ti sentiresti pronto per questa avventura? Diciamo che di base penso che i giovani si debbano affacciare in qualche modo alla politica, quindi sono una persona notoriamente ottimista, quindi oltre ad aiutare Aziz penso che potrebbe essere una rampa di lancio appunto nel mondo della politica per quanto mi riguarda. Giuseppe, si è discusso molto su questa candidatura a sindaco, ma secondo te un sindaco marocchino cosa significherebbe per i siracusani? Allora, intendo precisare di origini marocchine, ma Aziz è un cittadino italiano da circa 35 anni. La sua candidatura è sfruttare, secondo me, quelle idee che fino adesso gli italiani non hanno avuto. Le sue esperienze multiculturali, la sua esperienza internazionale, perché Aziz è un uomo che ha girato tanto. Ha fatto moltissime esperienze anche a livello europeo e tutto il suo bagaglio potrebbe essere messo a disposizione di una città come Siracusa, turistica, perché noi punteremo molto sul turismo. E visto che Aziz proviene da Marrakech, una delle più belle città del mondo, dobbiamo dire, delle località più belle del mondo, perché non poter usare e sfruttare le sue idee affinché Siracusa diventi veramente una delle migliori città turistiche che porti benessere e soprattutto tanta visibilità a questa terra. E che dirti allora? Su questo punto brindiamo, alziamo il nostro calice.